Al via i lavori per il rifacimento dei marciapiedi di Como. Si parte domani con i primi interventi che riguardano via Manzoni, nel tratto tra Piazza del Popolo, dal passaggio a livello, a largo Leopardi. I camminamenti saranno allargati. I lavori di manutenzione straordinaria comporteranno il restringimento delle corsie di marcia in via Manzoni, spiega l'assessore alla mobilità del comune di Como Enrico Colombo. Con i lavori le corsie saranno due, una a scendere e l'altra a salire. Potrebbero esserci ripercussioni al traffico, aggiunge, ma il nostro obiettivo è terminare questa serie di interventi prima della bella stagione, così da non creare disagi con gli eventi in città in programma nei mesi estivi. Gli interventi comprenderanno l'intera zona di Sant'Agostino, come via Leopardi, via Foscolo, l'area che costeggia la stazione delle Ferrovie Nord e anche il marciapiede, fino al primo tratto di lungo l'Ario Trieste sarà completamente rifatto. Domani parte dunque la prima fase di interventi, dice ancora Colombo, contiamo di chiudere l'intera serie di lavorazioni entro Pasqua. Complessivamamente la spesa ammonta a oltre 500.000 di euro, 310.000 per i marciapiedi e 200.000 per le asfaltature che interesseranno anche la prima parte di via Legeno. Per consentire le operazioni è prevista la chiusura al traffico pedonale dei marciapiedi lato Ferrovie Nord, attenzione alta già dall'allestimento del cantiere proprio per i pedoni. Il traffico proveniente da Largo Leopardi e diretto verso Piazza del Popolo verrà deviato su una delle corsie normalmente destinate all'opposto senso di marcia. Riguardo agli accessi Carrai, all'area di sosta di pertinenza delle Ferrovie Nord, resta garantito quello a metà di via Manzoni e non sarà inizialmente possibile utilizzare invece quello in prossimità del passaggio a livello di Piazza del Popolo.